Buongiorno bimbaccio, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Aggiornamento vlog, come sempre ci vuole un barattolo di mais, ragazzi. Sapete, il mais salva cappotto e salva i video, si controluce. Ok, là, allora. Così è scomodo però. Ce ne vorranno due di barattoli, guarda il mio culetto, fashion. Là, due barattoli di mais. Dici, ma sei in pigiamone? No, sono in tuta perché sono in casa. Oh, meglio, forse tre barattoli di mais, andiamo. Dicevo, sono in tuta e siamo alle 8 di mattina a fare l'aggiornamento quotidiano. Là, tre barattoli di mais e il cavalletto perfetto. Ho il 3% di batteria, spero di riuscire a registrare qualche minuto. La testa è tutta ciuffata. La Veronica è nascosta in camera da qualche parte, perché giustamente anche lei è pigiamata e insomma. Allora, oggi ti do un aggiornamento semplicemente e velocemente. Allora, per quello che riguarda la pagina Facebook, canale YouTube, si sta crescendo bene, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta la robina sono arrivati. Guarda che roba. Sono arrivati altri. Aspetta, uno, due, tre, quattro e altri 5 spugnini. Allora, per chi dice spugnini cinesi, l'ultimo video che abbiamo fatto, chiedetelo al buon Mick Puccinelli, quindi ragazzi, è una persona alla quale fare affidamento, tra Trautaria ci spende e sa pescarci. Siamo rimasti meravigliati degli spoon monocolore della Jerry. Non li avete visti voi? È una scatolina con un botto di spoon della Jerry. Ragazzi, uno di quelli, scelto il colore giusto, ha ribaltato la giornata. È uno spunino da 50 centesimi. Meno. Cioè nemmeno il costo dell'amo, dello split rig e del ferro, del metallo. Comunque, quindi stanno arrivando tutti i spugni, allora si spera che arrivino anche le due confezioni per infilarcele tutte dentro, perché se non sappiamo come portarli con noi in Giappone. Per quello che invece riguarda i viaggi, allora, oggi facciamo tutto un videino dedicato appunto ai viaggi e ai tour. Perché per il resto, ragazzi, Facebook va bene, sta crescendo, stiamo ritornando diciamo agli antichi fasti e splendori, perché abbiamo cominciato a mettere meno post commerciali, ma più post, diciamo, stiamo cercando di ritornare un po' a quello che era lo spirito iniziale di itinerari di pesca, divertimento, stare insieme, cazzeggiare e pescare. Sei furba, ti sei cambiata, sei anche cambiata per fare il vlog, ma E fra un po' guardate. devo uscire con la mamma. Ah sì, avete la visita medica? Allora, volevo andare a farmi la passeggiatina. Ieri ho fatto il vlog dei patroni dove andavo a fare una bella passeggiata e si parlava così. Registravo, ho registrato mentre si andava e sarebbe stato interessante farlo anche oggi. Volevo portare via lui, ma ragazzi, piove, quindi niente. Era una bella passeggiata da un'ora. Era anche carino fare il vlog mentre si passeggiava. Ieri è stato divertente. Comunque, torniamo al discorso dei viaggi, torniamo al discorso del Japan Dream, del... Allora, guarda, facciamo così, andiamo sul sito, sezione viaggi, dove ci sono comunque i tre viaggi, quelli di itinerari di pesca del prossimo anno, di quest'anno, scusate, del 2020. Abbiamo lo Shark Attack a Capo Verde, che è in fase... Allora, abbiamo già lo Shark Attack, abbiamo già pronta tutta la struttura, però ci devo lavorare per creare la pagina. Essendo l'ultimo viaggio, quello che si fa a novembre, ho preferito spingere prima sul Japan Dream, che come avete visto è stato tutto programmato e già pronto sul sito. Com'è quest'anno? Lo ritroverete il prossimo anno. Da maggio riapriremo le iscrizioni per l'anno prossimo. Sarà però leggermente modificato, perché io me la vado a fare una pescata sul fiume Kamo. Però il prossimo anno metteremo tre pescate in Trautaria in tre località diverse, una a Kyoto e due a Tokyo. Poi, se ci sarà tanta richiesta, perché sto vedendo che sul sito, nella sezione community, addirittura guarda, non vi metto l'immagine, ma se andate sulla sezione community del nostro primo canale, Itinerari di Pesca, troverete che la carpa addirittura è più ricercata in Giappone. Pesca delle carpe a stalking in fiume Kamo contro Trautaria al Fish Up, 52% degli 87 voti sono dedicati diciamo alle carpe a stalking nel fiume Kamo e il 48% alla Trautaria. Quindi ci sta che gli italiani vogliono andare là a fare anche la carpa. Tanto noi, come sapete, nel Japan Dream vi offriamo, compreso nel pacchetto, il travel kit. Però, mentre in Austria vedremo dopo da cosa è composto, qui il travel kit è composto sia da pantofoline, asciugamanino, maglietta dedicata al Japan Dream,
ma è anche dedicato all'attrezzatura, che è quella che state vedendo in questi video in questi giorni, è quella che io porterò in Giappone, che proverò insieme a Veronica. Quindi la roba da trautare: abbiamo canna da pesca, mulinello, monofilo, spoon, snap, cioè avete tutto. Poi ognuno, se si vuole portare il proprio mulinello, i propri snap, se li porta, magari ce lo comunica prima per non mettere peso in valigia, oppure quando arriva là in Giappone, se li vuole comprare là un mulinello, lascia quello del, o ci dà a noi, o lascia quello del kit in omaggio, ragazzi, se non gli interessa. Insomma, sono mille modi. Noi comunque vediamo l'attrezzatura da pesca. Se però vediamo che ci sono molte persone che vogliono venire a fare anche la carpa in fiume, in libera, che lì è una pesca divertente, col pane a galla, ragazzi, vi si fa anche il kit con il mulinello, con la canna da pesca, da fidere in 6 pezzi, quella che è arrivata, che proveremo anche quella quest'anno. Questo per il Japan Dream, che ora il problema per noi adesso è riuscire a risolvere il viaggio, cioè la tratta dall'Italia alla Cina, perché dalla Cina al Giappone è aperto, dal Giappone alla Cina è aperto, la tratta Italia-Cina, Cina-Italia. Per fare questo dovremo molto probabilmente, se non riaprono i voli, perché si parla di chiusura per 3 mesi, boh, non si sa, noi a fine febbraio aggiungeremo, ragazzi, una volta aggiunta la devi tenere, ma aggiungeremo una tappa, aggiungeremo una tratta dall'Italia all'Austria, dall'Italia alla Germania, per poi andare in Cina. Questo ci costerà forse un piccolo supplemento, parlando con i ragazzi di LOL Travel, però a questo punto io ho guardato ieri, in questi giorni, di prendere il rimborso e ricomprare nuovamente i biglietti, tutti con 2 scali, la maggior parte, quelli che sono, diciamo, a una cifra abbordabile, e comunque dovremmo rimetterci sopra 300-400 euro. Quindi tanto vale allora rimanere con la solita compagnia e spostarci così. Vediamo un attimino come si potrà fare. Bisogna anche capire a livello di tempistiche se devo prendere un giorno di più di ferie per rientrare, un giorno in più quando rientro, vediamo un po'. Quello che riguarda invece l'Austria, il succo principale di questo video è che il tour austriaco è pronto, è sul sito, lo trovate www.telepesca.net, sezione viaggi, è sbloccato il quadratino dell'Austria, ci cliccate e entrate nella pagina dedicata appunto al viaggio austriaco, che è I Love Carinthen, Carinthia Adventures, l'avventura in Carinthia, dove andremo per 7 giorni a pesca all'Active Hotel Gargantini, nella Risorgiva, nella Drava Piccola, Drava Grande, Kukerau, Chalk Stream, tutte queste realtà. In più faremo 2 giorni a Vienna, quindi ci vivremo la Big City Life in quella di Vienna, e sarete guidati da me e da Veronica, esperti di pesca, che in Austria ci siamo già stati, quest'anno saremo guide beta, scusate, accompagnatori beta. Che cosa significa? Che li accompagniamo ma non percepiamo un guadagno da guide, cioè si fa una vacanza insieme e vi gestiamo, vi diamo una mano per tutto quello che riguarda gli spot, l'hotel, Vienna e quant'altro, gli spostamenti. Vi ricordo che l'Austria si viene col mezzo proprio, il prezzo è veramente irrisorio, dateci un'occhiata, se riusciamo a trovare 10 persone il viaggio si fa ad agosto, sono 9 giorni. Detto questo, ragazzo, che ti devo dire, un po' di cose te le ho aggiornate, adesso vado a montare il video per metterlo operativo sul secondo canale dove stai vedendo questo video. Ti ricordo che siamo una costola di itinerari di pesca dove si vedono video delle pescate ogni sabato, il sabato, poi se c'è un sabato sì, un sabato no, insomma, ci sono. E itinerari di pesca su Facebook, su Telegram, siamo un po' su tutti i social, guarda sotto i link in descrizione, trovi tutto. Detto questo, ti ringrazio, ti saluto, ci troviamo in viaggio e ti ricordo come sempre il nostro motto, che è Tenerife. Ciao, mi bacio!